la voce forse di un uomo, e poi i rumori di porte e chiavi e sette urla di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa con 17 coltellate la sera del 3 ottobre al rientro da una serata di preghiera dai testimoni di Geova. Eccola Pierina sorridente, ed è lei che con lo stesso sorriso è alla guida dell'auto ripresa dalla telecamera della farmacia di via dei Ciclamini a Rimini, mentre entra nel garage del condominio alle 22:08. Si vedono i fari accesi. Poi una seconda registrazione, 7 minuti dopo, di un'altra telecamera. È all'interno di uno dei box e dell'esterno riesce a captare solo l'audio. Sembra un saluto di un uomo, poi le grida d'aiuto di Pierina. Un mistero che dura da 16 giorni e vede alcuni parenti acquisiti della vittima e un vicino al centro delle indagini degli inquirenti. Manuela, la nuora, moglie di Giuliano, uno dei 3 figli di Pierina, Loris, il fratello di Manuela, e Luis, giovane senegalese che vive con la moglie sullo stesso pianerottolo di Pierina e della nuora. È proprio quest'ultima a scoprire la mattina dopo, il 4 ottobre, il corpo senza vita della 78enne, qua in questo punto dove i garage si collegano con il resto della palazzina. Giuliano, quando la madre viene uccisa, è in clinica. 5 mesi prima, il 7 maggio, ha rischiato di morire investito da un mezzo pirata mentre andava al lavoro in bicicletta di prima mattina. Un incidente avvenuto vicino casa. Giuliano è rimasto in coma per mesi, poi lentamente si è ripreso, ma non ricorda nulla. Nei giorni successivi al delitto sarebbe dovuto tornare a casa e per questo Pierina era felice e sorrideva. Anche se tra lui e la moglie Emanuela le cose non stavano andando bene e prima dell'incidente si erano presi un periodo di pausa. La sera del 3 ottobre Emanuela era a casa con la figlia e con il fratello che era stato invitato a cena lì e che dice di essere andato via non prima delle 10:50, quando Pierina aveva già incontrato il suo assassino.